Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Venerdì 16 ottobre è stato presentato presso il liceo Enriquez di Via della Bassata a Livorno una nuova associazione, si chiama Armonia. Ne abbiamo parlato con la presidente Gina Loiacono. Cos'è innanzitutto Armonia è la nuova associazione culturale, associazione promozione della cultura e dell'arte Ollus. Io sono la professoressa Loiacono e sono la presidente di questa nuova associazione che ha come scopo di diffondere la cultura e l'arte a tutto campo, nel senso di spaziare tra teatro e recitazione, lingue straniere, storia dell'arte, simbolismo dei colori, attività creativa come scrittura creativa e poi un seminario molto vario di curiosità, di sapere e ricerca di emozione. Quindi noi abbiamo cercato di fare non solo attività culturale monosillaba, ma più armonie, armonia di poesia, di musica, di sapere, quindi non è solo nozionismo, ma abbiamo cercato di attivare un pochino di più l'attività emozionale. La sede? La sede è questa, la sede è il liceo scientifico, noi abbiamo lezioni tutti i mercoledì e tutti i venerdì dalle 16 alle 18 con varie diciamo poi organizzazioni di corsi e seminari e tantissime conferenze, e la nostra quota associativa è di solo 20 euro l'anno, quindi è accessibile a tutti, o poi ogni seminario, ogni corso ha un piccolo contributo per, proprio per pagare le vive spese tipo questo bellissimo edificio, e poi soprattutto perché noi vogliamo che tutto ciò che viene svolto in questo istituto sia garantito dalla legge, nel senso che noi facciamo le assicurazioni individuali per tutti i nostri soci in modo di essere in perfetta regola con le leggi che da quest'anno sono obbligatorie. Quindi noi aspetteremo tutti i nostri amici, diciamo persone che ci vogliono conoscere, che insomma sono qua molti oggi, perché sono tanti anni veramente che mi seguono, perché io cerco di fare del mio meglio per donare agli altri quello che la cultura mi ha dato, quindi mi ha dato tanta felicità. Senta, chi fosse interessato, avete una pagina, un sito internet? Per ora no, per il momento abbiamo numeri di telefono e email, quindi il numero di telefono è 0586 85 85 35, cellulare 333 47 45 175. E inoltre la nostra direttrice sarà la signora Loriana Morelli e il numero di telefono è 349 83 31 481 e l'email è gina.univers@catamail.com. Questo vuol dire che il gruppo archeologico italiano non c'è più. Allora, il gruppo archeologico non è che non c'è più, si è evoluto, nel senso che abbiamo dovuto modificare lo statuto e la, diciamo, l'attività, perché a Livorno purtroppo gli interessati erano pochi. Quindi l'attività del gruppo archeologico continuerà nella sede di Massa con qualche iniziativa anche a Livorno, però noi abbiamo veramente avuto la necessità di modificarci perché le esigenze degli utenti sono maggiori, prevalgono sui nostri desideri. Volevo aggiungere che il nostro fiore all'occhiello è il corso di teatro e recitazione, il quale si è veramente distinto perché è inserito nel progetto Teatro in Carcere della Regione Toscana e ha effettuato non solo due spettacoli alla casa circondariale di Porto Azzurro per i detenuti, avendo un successo inaudito al quale hanno partecipato tutte le scuole dell'Isola d'Elba, le scuole superiori di Piombino e di Cecina. Ora lo faremo una replica del Malato Immaginario qui a Livorno e poi il nuovo programma. Inoltre a gennaio ci sarà un'altra attività teatrale sul vernacolo livornese. Quindi questa è anche una cosa molto carina, molto divertente e che ci tengo molto a farla pubblicizzare.
Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.